Mister Baldini, in un campionato in cui ne va su una sola, non si può promettere certamente la promozione, ma credo che questo Vicenza deve cercare di promettere una squadra di cui andare orgoglioso. Assolutamente sì, è una squadra che abbia un'identità ben precisa. No, non penso che il Vicenza possa vincere tutte le partite, quindi ci saranno i momenti di difficoltà. Che ne dica le altre squadre, i nostri avversari, se stanno facendo un po' i furbi, ma stanno facendo delle ottime squadre, okay? Si levano un po' di responsabilità dicendo che non. Che il Vicenza è la squadra più forte, sarà la squadra da battere, ma secondo me stanno facendo delle ottime squadre anche i nostri avversari, quindi non sarà assolutamente semplice. Però quello che noi dobbiamo fare in questo momento è iniziare a creare un'identità ben precisa dove la società può ritrovarsi, dove una tifoseria può ritrovarsi, diventa una cosa fondamentale. È impossibile che un campionato lo vinca solo la squadra, lo vinca solo una tifoseria, o lo vinca solo una società, o solo il gruppo di giornalisti a seguito della squadra. I campionati si vincono tutti insieme e abbiamo bisogno di compattezza sotto questo punto di vista. Arriveranno, sicuramente ci saranno dei momenti difficili e noi dobbiamo essere consapevoli di questi, consapevoli del fatto che non si può vincere 40 partite su 40. Stanno serenamente bluffando le avversarie, l'hai detto giustamente tu, ma è il gioco delle parti ci sta. Semmai credo che forse l'avversario primario può essere la pressione, bisogna avere una squadra innanzitutto di personalità. Ma sì, assolutamente sì, insomma, ma a me fa piacere avere pressione, fa piacere avere delle grandi responsabilità, fa piacere lavorare per un obiettivo importante, iniziare una stagione con una società seria che ha voglia di far bene, di conseguenza proverò a trasmettere questo a tutta la squadra.